la marcia, faccio una sosta. Adesso l'auto, la macchinina che gira sul, sulla pagina e si ferma. È questo cioè, quindi è anche molto più macchinoso e perdiamo anche del tempo. Cioè, non è neanche realista. Posso dire la mia, praticamente crea mai più problema mettere dati, conservare dati, fare foto che non la guida dell'auto, perché altrimenti sarebbe tutto più veloce. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con il copilota e l'assistente. Tra poco intervisteremo anche il pilota. Questo è l'evento organizzato con Class Onlus, ricarica fast che è il giro di taglia elettrico. Adesso chiediamo al copilota e all'assistente quali sono le impressioni, dato che non sono utenti elettrici ancora, allora, giriamo la videocamera. Chi è il primo? Andiamo qua, dai. Dai, una, una gran macchina silenziosa ti dà serenità, una presa diretta ti incolla il sedile e poi in 10 minuti, 20 minuti un caffè e vai in bagno e sei già all'80% di ricarica. Come vi aspettavate il viaggio con la macchina elettrica visto anche tutto quello che si dice ci vogliono ricaricare chissà quanto ci metteremo in più rispetto a una macchina endotermica è stata una sorpresa incredibile veramente una macchina comodissima silenziosa come ha detto lui e ricarica velocissima veramente è stata una cosa per noi che non abbiamo mai usato una macchina elettrica sorprendente davvero quindi chi non ha ancora fatto il passaggio alla macchina elettrica, diciamo, la vostra testimonianza è positiva e la raccomandate in qualche maniera? Certo, sicuramente Che poi se pensiamo a bollo auto e parti da meccaniche e di una endotermica da sistemare, da, cioè sicuramente con questa c'è molto meno da metterci le mani sul motore. E per cui anch'io che sono donna, <ride> consigli esatto prossima auto sarà un'auto un elettrica ottimo grazie <ride> Giordano oggi eh, hai questa Ionic 5 non è la prima volta che tu guidi un veicolo elettrico perché hai già la Nissan Leaf dove hai fatto veramente dei viaggi per tutta Italia hai provato tutte le ricariche veloci veloci che ci sono sulla nostra penisola però eh, come è cambiata la mobilità magari in questi anni la differenza con la tua e raccontaci un po' come sta andando anche il viaggio. Sì, allora, eh, beh, la mobilità. Io ho fatto il giro d'Italia tre anni fa, testando tutte le colonnine e le stazioni di Enel X e già funzionavano loro, ma non c'erano ancora le ultrafast praticamente. Allora. Adesso la mobilità è migliorata sia dal punto di vista di tecnologia sulle auto elettriche, quelle attuali. Eh, io giro ancora con, con un'auto eh, fatta dieci anni fa. E adesso eh, con questa mi trovo veramente bene perché eh, guidi senza problemi, senza l'ansia della ricarica eccetera, perché ha autonomia. Eh, Tutte quelle cose che ti permettono di arrivare anche alle stazioni ultrafast, adesso l'ENA sta anche eh, mettendo parecchie stazioni nuove. E fra qualche anno, quando l'ENA avrà completato il suo progetto di ultrafast, che speriamo anche in autostrada, e se le stazioni fossero in autostrada, sarebbe perfetto per i viaggi a lunga distanza. Perché Praticamente allo stesso tempo di un'altra un auto perché di un'auto endotermica come tempistica, perché eh, vai dentro 10 minuti, sei l'80% parti e vai via. 10 minuti, bevi un caffè, fai le tue cose e sei a posto. Sono perfetto. Io di fatti oggi sto girando, ieri e oggi sto girando con questa, non ho avuto nessun tipo di problema da parte dell'auto. Se ho avuto è solo per foto, post, eh, interviste e cose altre. Non per l'auto, l'auto praticamente anzi con l'auto ho guadagnato tempo perché sono sempre arrivato prima poi mi permette di arrivare anche prima che avevo fatto anche tutto un programma eh, senza conoscere l'auto e adesso ogni volta ogni tappa vedo almeno le prime una e mezza diciamo sono sempre arrivato prima infatti oggi mi hai chiamato arrivo mezz'ora prima sì. ma come arrivi mezz'ora prima poi vabbè ho quella rossa lì dietro io quindi ho fatto abbastanza veloce a venire qua però questa testimonianza che comunque non c'è bisogno di pianificazione, troppo no. cioè, comunque girare con delle macchine del genere significa essere paragonabile in tutto e per tutto a un endotermico. È fattibilissimo fare un lungo viaggio, come dimostrerai. Insomma, si anche una cosa: oltretutto, questa è una macchina comodissima. cioè la, io, Abbiamo una signora che guida, che è con noi praticamente, che fa le foto, eccetera, eccetera si mette distesa dietro e fa, si fa i suoi bei pisolini tranquilli senza problemi <ride> no, perché ovviamente guidi perché il silenzio ti fa anche eh, rilassare diciamo perché non hai mi dicevano che non hai gli strappi che ha un'endotermica eccetera il rumore magari delle eh, vibrazioni qui è come essere in quasi una stanza da, da letto diciamo. viaggiare diventa anche proprio un piacere un piacere, piacere questa è anche una bella guida eh, mi trovo bene perché è un'auto grande voluminosa però eh, non ha problemi non ha problemi di guida anzi mi trovo benissimo perché eh, ho visto fatto anche da cortina che si viene giù che ci sono tornanti eccetera eh, ho visto praticamente che eh, non c'era nessun problema ha un sistema anche di rigenerativo così, de, che ti permette non solo per ricaricare l'auto ma anche per eh, come si può dire ti non hai stacchi del, della classica frenata sul pedale, che, che è sempre più eh, nervosa. Invece lì, ta, ta, cioè adesso non so se conoscono chi conosce la Ionic 5, ha queste due palette sul volante e praticamente, lavorando con queste, ricarica intanto energia e in più ti dà linearità nella guida. E questo è molto importante per chi è, è insieme con te nell'auto. Possiamo dire anche un'altra cosa: la mobilità elettrica. È un bel presente ci sono le quattro ruote, ma ci sono anche le due ruote. di sì, difatti, facendo il giro d'Italia, eh, adesso qua eh, sono venute a trovare parecchie persone che hanno le moto elettriche e, e, e hanno lo stesso tempo di ricarica della mia auto che ho a casa. Praticamente, viaggiano cioè, la ricarica è uguale. E l'autonomia è uguale all'auto che ho io a casa e io giro dappertutto, che ho fatto il giro d'Italia, quindi anche con le, con le moto elettriche si può tranquillamente divertirsi e, e, e forse anche di più perché chi, non so chi ha mai provato una moto elettrica eh, che accelerazione ha. Spaventosa, decisamente. <ride> grazie Gio, dai, buon proseguimento e teniamoci aggiornati, insomma sul portale ricarica fast per vedere gli sviluppi, le tempistiche quanto avete caricato e... E poi ho altri incontri anche domani per esempio ho un incontro con gli amici di Cosenza che anche loro vorranno vedere l'auto eccetera e ci siamo trovati tre anni fa nel giro precedente e, e così e ogni tappa abbiamo degli incontri eccetera se non, se non ci fossero gli incontri sarei già a Palermo adesso ti lascio andare che la macchina è già bella carica abbiamo... ti ho fermato già troppo sì perché, sì, perché praticamente eh, dicono che le ricariche sono lente eh, il problema è che bisogna staccarle perché son, cioè qualsiasi cosa fai tac e già carica perché con le ultra fast eh, è un piacere viaggiare è un piacere ciao buon proseguimento buon viaggio Dobbiamo fare, anzi devo fare una mia colpa che vi ho fatto perdere 42 minuti come si vede qua perché abbiamo chiacchierato, abbiamo fatto le interviste e quindi hanno caricato più del necessario e la fermata di Rimini, l'ha fatta o non l'ha fatta alla fine? Eh, andiamo solo per fare una foto di segnalazione. Ecco, <ride> vi faccio saltare anche una colonia perché giustamente con l'auto elettrica se non ti fermi... È meglio. Eh. No. <ride> <be> <ride> No, cioè nel no. senso se dovresti fermare perché chissà non ce la fai, devi no, e devo ricaricare. Invece no. è caricato a Bologna Passo. al 90, 98%. Ma no, andiamo anche a mangiare adesso. E poi può ricaricare divent... un'altra di auto volendo. Vi ho fatto perdere tempo. <ride> <ride> ho allungato le pause. Va bene, Però questa era. Ho la permette poi il recupero perché è un'auto che va a bomba. Questo è per dire per chi non è presente qui logicamente sono fermati più tempo più del necessario, eccetera, ma perché abbiamo perso tempo a chiacchierare, a fare l'intervista. In realtà la macchina eh, non aveva bisogno di ricaricare fino al 98%, potrebbero eh, sarebbero potuti partire io. prima, già decisamente ormai mezz'ora fa almeno. Sì, quindi quindi minimo, minimo Esatto. Va bene, questa era una piccola postilla in compagnia di Gio Fabrizio, Fabrizio? E Paolo. Paolo. E Paola, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao. Ciao.